questo è il grande cambiamento. Per riuscire a ottenere questo risultato in pieno, non so che tipo di progetto, sono arrivato attraverso strategia del ragno, poi dopo il contornista, e lì ero pronto, ed è venuto questo ultimo tango a Parigi, che fu questo, insomma, straordinario successo in tutto il mondo. Vorrei dire, sono innocente ancora, mi verrebbe voglia, perché in Italia invece il film fu, ebbe una vita molto disgraziata, perché fu sequestrato subito, poi dopo liberato, poi lì sequestrato, serie di processi subito, poi finalmente, ricordo che stavo lavorando a Mix Art nel 900, arrivò questa notizia che la Corte di Cassazione aveva dato un giudizio definitivo, che era la condanna del film al rogo, e per me, produttore Grimaldi, e per Brando, 2 mesi credo di prigione con la condizionale, quindi avevamo la pena pulita. Nessuno andò in galera, però qualche tempo dopo che venivano le famose elezioni del 75-76, non ricevette il certificato, andai a cercare, ancora molto pre-tecnologico, enormi registri piegati con le mezze maniche, come dei film del dopoguerra, insomma. Gianmarino, può votare, lei per 5 anni ha perso il diritto. E io non sapevo che è una pena accessoria della prigione era la perdita dei diritti civili, e quindi non ho potuto votare per 5 anni. Oggi questo fa anche abbastanza impressione, perché quel tipo di censura lì, per fortuna, è un'Italia un po' diversa.